I rischi di un'Italia spaccata a metà in caso di autonomia differenziata sono ingiustificati e, al contrario, nella situazione attuale c'è vera differenza tra i territori. Lo ha dichiarato il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, intervenuto a Bari alla presentazione del libro Le catene della destra di Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio, insieme al sindaco di Bari Antonio De Caro. I rischi che vengono ventilati per il futuro del nostro Paese in caso di approvazione di questo provvedimento sono, ahimè, la fotografia dell'esistente, nel senso che oggi noi abbiamo con certezza un'Italia a due velocità, abbiamo con certezza dei ritardi evidenti da parte di alcune regioni, abbiamo un problema di prestazioni essenziali che non sono adeguate in una parte del Paese. Sul rischio di fuga dei medici verso le regioni del nord in caso di autonomia, delineato dal presidente dell'Ordine dei Medici di base Filippo Anelli, Fitto ha risposto. Io rispetto le opinioni di tutti, sinceramente, però parliamo di una proposta di legge che deve essere ancora discussa. Oggi mi sembra che ci sia una carenza oggettiva dei medici, questo è un dato di fatto oggettivo. Quindi tutto quello che viene ventilato come rischio futuro mi sembra un dibattito surreale. L'attuazione dei progetti del PNRR alla luce dei nuovi costi da sostenere dovrà passare dal recupero di nuovi fondi. Priorità raggiungere gli obiettivi al 31 dicembre di quest'anno e rimuovere questi ostacoli che non danno la capacità di spesa. Sicuramente l'indicatore della spesa è un indicatore che evidenzia una criticità importante. Sullo stesso tema è intervenuto anche il sindaco di Bari, nonché presidente dell'ANCI, Antonio De Caro. Devo dire che durante l'incontro di Bergamo i ministri, il sottosegretario e lo stesso presidente del Consiglio ci hanno rassicurato, sono venuti in 20 sui fondi del PNRR, siamo stati rassicurati e quindi se un esponente di governo prende un impegno con i sindaci mi aspetto che lo mantenga, così come i sindaci cercano di mantenere gli impegni nei confronti dei cittadini. Primi passi della destra al governo, che è già riuscita a liberarsi di alcune catene, sostiene il direttore del Foglio Cerasa, che mette però in guardia su alcuni rischi. Che alcune catene, come quelle che riguardano l'antieuropeismo, sono state spezzate, altre come quelle che riguardano invece le ambiguità sull'immigrazione non sono state spezzate e che ci sono moltissime questioni che sono ancora aperte, come il rapporto con la scienza, il rapporto con un mondo fatto di alleanze estremiste in giro per l'Europa. Se la destra al governo vuole essere compatibile con le sfide di un grande paese, deve spezzare le catene, se non spezzerà le catene rischierà di spezzare la dorsale economica del Paese.